Stock, quando vince la tradizione. E anche Julia ama lo sport. Per questo gli sportivi amano Julia, la grappa di carattere. Tutto il calcio, minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi stiamo per collegarci nell'ordine con i seguenti campi. Roma per Roma-Lazio, Torino per Juventus-Torino, Cesena per Cesena-Napoli, Milano per Inter-Bologna, Como per Como-Catania. Ai microfoni i colleghi Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Piero Pasini, Giuseppe Viola e Verardo Dalla Noce. Cominciamo con il solo risultato dei primi tempi via Olimpico. Proprio in questo momento la Lazio ha pareggiato, il gol di svantaggio è stato D'Amico a mettere a segno il gol che pone le squadre sul risultato di parità. 1-1 proprio in questo momento, mentre entrate in collegamento con l'Olimpico di Roma. A voi Torino. Analogo risultato a Torino, Juventus e Torino 1-1, a voi Cesena. Situazione di parità anche a Cesena, Cesena 0, Napoli 0, a voi Milano. A San Siro al termine del primo tempo, Internazionale 1, Bologna 0, a voi Como. Alla Sinigallia di Como, Como 2, Catania 1, a voi studio. Ed ecco gli altri primi tempi a Cagliari, Cagliari 0, Genoa 1, a Firenze Fiorentina 2, Milan 1, a Vicenza Lanerossi Vicenza 1, Foggia 0, a Genova Sampdoria 1, Verona 0. Breve, brevissima panoramica per i cenni di cronaca via Roma. Sì, saltiamo subito tutti i preamboli, diciamo soltanto che piove a tratti sul 74esimo derby di Roma, che è diretto da Gonella, ma scarse le inserzioni per la pioggia. Gli spettatori sono quelli preventivati con un incasso che oscilla attorno ai 300 milioni, che potrebbe essere forse il record assoluto italiano. Ripetiamo, come abbiamo detto in cronaca diretta, D'Amico ha pareggiato le soglie dell'incontro qualche istante fa, esattamente al secondo minuto, dopo un'azione un po' confusa in aria. La palla è pervenuta, c'era stato un tiro precedente di Ghinaglia all'ala sinistra della Lazio, ben piazzata. D'altronde il portiere Conti della Roma era forse nascosto dai giocatori, difensori e attaccanti, e la palla è entrata sulla sua sinistra. 1-1 dunque il risultato. Ricordiamo, per quanto riguarda i primi 45 minuti di gioco, che non è stato un derby bello fino a questo momento, giocato quasi con rabbia, tutt'altro che attraente sul piano dello spettacolo calcistico, molto troppo sentito dalle due squadre, soprattutto dalla Lazio, che ha pagato subito le sue incertezze e nervosismo che serpeggiava tra le sue file. Ora però ci sembra che la squadra si sia ripresa. La Lazio, ripetiamo, attaccava subito in apertura e otteneva due angoli, un tiro forte ma impreciso di Frustalupi concludeva questa prima parte. Rispondeva la Roma e Oddi entrava male su un cross di Orazzi, deviando comunque in angolo. L'angolo era battuto, la palla perveniva indietro a Spadoni, che da 40 metri tirava in porta. Pulici, evidentemente sbilanciato sul tiro molto insidioso, bloccava la palla ma entrava clamorosamente in rete con la stessa, causando gol. La Lazio reagiva, ma la difesa romana non si faceva sorprendere e neutralizzava i tentativi di Chinaglia e Garaschelli. Ecco un altro tiro in questo momento di Chinaglia, che termina fra le braccia del portiere Conti al 16esimo, mentre Orazzi infortunato terminava a terra. La Lazio scendeva sulla destra con un'azione Petrelli Rececconi, il cui cross veniva deviato fuori di testa dal ben piazzato Garaschelli. Altre azioni alterne, era assoluto la Lazio a prevalere in questa prima parte del primo tempo, ma la Roma si difendeva molto bene. La partita era piuttosto fallosa, le due squadre manifestavano subito un visibile nervosismo. Nella Lazio Rececconi stentava ad inserirsi nel gioco e tradiva ancora una non buona condizione. Alla mezz'ora, per un fallo su Garaschelli, c'era una punizione dal limite, tirava forte Ghinaglia ma fuori di poco. La Roma favorita dal gol di vantaggio non si limitava tuttavia a controllare gli avversari, ma effettuava azioni di alleggerimento che risultavano quasi sempre insidiose, anche perché, almeno per quel che riguarda il primo tempo, la Lazio aveva qualche uomo con idee non molto chiare e in possesso della necessaria calma per ragionare. Il tempo si chiudeva con la Lazio all'attacco, Lazio in attacco anche in apertura, la Roma in attacco, Cordova, tiro a palo! Col portiere Pulici in uscita, Cordova ha colto in questo momento il palo, noi forse abbiamo tenuto troppo la linea, a te Ciotti. Grazie Ameri, identico risultato come già segnalato qui al Comunale di Torino fra Juventus e Torino, 1-1 la situazione, ha segnato Cucureddu al 16esimo del primo tempo trasformando un rigore, ha pareggiato per il Torino al 37esimo Graziani. Il tempo è discreto, il terreno perfettamente agibile, Motta dirige davanti a 60.000 spettatori, quanto più rapidamente possibile la cronaca. Attenzione Ciotti, sì. Scusa se ti disturbo, in questo momento devo interromperti perché c'è un calcio di rigore per la Lazio, è stato atterrato Ghinaglia, anzi è stato atterrato Nanni, che era in aria, e l'arbitro Gonelle è corso subito, si trovava molto lontano dall'area, è entrato subito in area con il dito puntato, calcio di rigore, poi tira fuori altri cartellini, naturalmente si tratta di ammonizione nei confronti di questo e di quel giocatore. I giocatori giallorossi sono tutti intorno all'arbitro Gonella, ripetiamo, che sta dirigendo la partita, una partita che non è assolutamente molto facile da condurre, mentre Ghinaglia, pallone fra le mani, lo fa rimbalzare per terra, molto lontano dal dischetto del rigore. Ecco Ghinaglia che si avvia ora verso il disco del rigore, ma resta ancora fuori dall'area, mentre l'arbitro prosegue le sue discussioni con i giocatori giallorossi. Il risultato al quinto minuto di gioco del secondo tempo è di 1-1,
E sta per essere battuto un calcio di rigore che l'arbitro Gonella ha concesso per atterramento di Nanni in aria. Nanni si trovava nella posizione di ala sinistra e appunto stava girando sul settore di sinistra dell'area giallorossa. Ecco intanto che Chinaglia può finalmente entrare in aria, pone il pallone sul dischetto bianco, mentre Conti è entrato in porta e sta assumendo in questo momento la sua posizione per cercare di contrastare il tiro dagli 11 metri di Chinaglia. Siamo al sesto minuto di gioco del secondo tempo, parte la rincorsa di Chinaglia, tiro rete, la Lazio è passata ora in vantaggio 2-1, il risultato dell'Olimpico. A te Ciotti. Qui al Comunale di Torino c'è il Torino che sta per battere una punizione dal limite, Mascetti, Ferrini e Sala sulla linea di battuta, più largo Lombardo, parte il tiro di Mascetti ben indirizzato ma la barriera juventina respinge. Rapidamente la cronaca dei primi 45 minuti, al nono Castellini ribatteva con bravura una punizione di Cucureddu resa insidiosa dalla deviazione di un difensore e due minuti dopo Zoff si disimpegnava bene in mischia. Al quattordicesimo annullato un gol di Anastasi per un fallo con cui Bettega aveva viziato l'azione. Al quarto d'ora ammonizione di Marchetti per proteste, subito dopo il rigore per la Juve. Castellini mancava una presa aerea e Causio al volo di piatto destro indirizzava nella rete sguarnita. Sulla linea Lombardo, che forse avrebbe potuto anche respingere di testa, respingeva invece con le mani. La massima punizione era trasformata da Cucureddu con una sassata di destro che si insaccava nell'angolo alto alla sinistra di Castellini. Fuori di poco al 26esimo un sinistro da fuori di Anastasi, oggi molto attivo, mentre Zoffe fermava al 35esimo un tiro cross di Graziani e successivamente un destro dal limite dello stesso numero 7 Granata, due interventi che erano il preludio al pareggio del Torino firmato proprio da Graziani al 37esimo. Mascetti si vedeva ribattuto un primo cross da destra ma recuperava il rimpallo e questa volta di sinistro riusciva a far spiovere la palla nell'area piccola. La traiettoria, troppo lunga per Marchetti, era invece un invito a nozze per Graziani che con un guizzo riusciva a correggere di sinistro in rete. Secondo qualcuno il gol sarebbe da attribuire a Mascetti in quanto il tocco di Graziani sarebbe sopraggiunto dopo che la palla aveva già varcato la linea, ma noi siamo convinti che invece sia stato Graziani a toccarla prima che questa varcasse la linea fatale e quindi il gol a nostro avviso almeno è da assegnare decisamente a Graziani. Siamo arrivati al settimo minuto qui al Comunale di Torino, la situazione è sempre di parità tra Juventus e Torino nel loro 163esimo derby, 1-1 a te Cesena. Situazione di parità anche a Cesena dove si gioca il quarto minuto del secondo tempo, Cesena 0, Napoli 0, un bel primo tempo fra due squadre che per molti versi si assomigliano per il gioco corale al quale si affidano. Nella prima mezz'ora il Napoli ha esercitato un certo predominio e si è fatto pericoloso soprattutto con Clerici e il velocissimo Braglia, sostenuti a centrocampo da un ottimo Giuliano e dal movimento coordinato di tutta la squadra azzurra. Poi si è fatto minaccioso anche il Cesena e al trentesimo Festa ha concluso una manovra di Savoldi e Toschi con un tiro al volo che ha lambito la traversa. Due minuti prima c'era stata l'azione più pericolosa del Napoli, incursione in verticale di Pogliana, passaggio a Clerici, il cui tiro in corsa in diagonale era però troppo alto. Due squadre forti, compatte, con il Napoli ben deciso a non sciupare le ultime carte che il campionato gli offre. Arbitra Giunti, 5-0 i calci d'angolo nel primo tempo, il Cesena sta battendo il suo primo calcio d'angolo in questo istante con Orlandi, manca nel Cesena il centravanti Bertarelli che ha la febbre ed è sostituito da Braida. Si gioca il secondo tempo da 5 minuti, Cesena e Napoli ancora sullo 0-0, a voi Milano. Anche a San Siro siamo al quinto della ripresa, l'Inter conduce sul Bologna per una rete a 0, l'Inter comincia alla grande come contro Lazio e Milan, il Bologna si salva anche con un po' di fortuna, nel primo quarto d'ora si registrano un salvataggio di Bulgarelli sulla linea, su tiro di Fedele, un colpo di testa di Boninsegna respinto dalla base del montante e ancora una parata di piede di Buso su deviazione riavvicinata dello stesso Boninsegna. Il gol dell'Inter giunge al 33esimo su calcio di rigore. La massima punizione viene assegnata per una trattenuta di Cresci ai danni di Boninsegna. I bolognesi protestano. In effetti non è stato un fallo molto vistoso, ma di quelli che vengono puniti con rigore secondo le più recenti disposizioni arbitrali. Dagli 11 metri Boninsegna fa centro, Buso intuisce la traiettoria della palla ma si butta in leggero ritardo. Nel finale un ritorno del Bologna ma è ancora l'Inter che sfiora il raddoppio con una splendida azione di Mazzola che lascia sul posto tre avversari, Buso rimedia alla disperata di piede. Nel corso del primo tempo sono stati ammoniti per gioco scorretto Bedin e Roversi, arbitra Ciacci davanti a 60.000 spettatori circa, gli angoli sono 9-1 per l'Inter. Nella ripresa entra Landini al posto di Gregori e Massimelli a retro in mediana, al quarto Scala al posto di Bertini infortunatosi. Siamo al sesto a San Siro, ripeto il risultato, l'Inter in vantaggio sulla Bologna per una rete a zero, rete messa a segno al 33esimo da Boninsegna sul calcio di rigore. Qui San Siro, a voi Como. Qui è Como, Sinigallia, 12esimo della ripresa, Como 2,
Catania 1 nel duplice dialogo fra l'Ariani aspirante alla promozione e catanesi bisognosi di punti per non scendere ulteriormente in classifica. Il primo gol al decimo, viaggiano le punte comasche e il pallone a Rossi, traversone, Traini di testa colpisce il palo basso di destra, irrompe gamba il terzino che nel modulo offensivo è sempre gagliardamente presente in sacca. Petrovic era fuori causa, non ama evidentemente i ricordi il Como, vedovo com'è di Caglioni, Vallini e Casoni e fa appello all'impegno per il raddoppio che lo sfiora con Curi colpendo di lì a poco il palo destro della porta catanese. Il Catania reagisce come può in questo periodo, è privo di Fatta e Ghedin e ogni apparizione davanti a Rigamonti è abbastanza convulsa. Ma è tempo del raddoppio, Curi serve d'intuito Pozzato che dà un pallone smarcante a Galuppi e il suo bolide è in porta, la prima rete stagionale della novembrina alla sinistra. Poi la rete degli ospiti al 37esimo pasticcia la difesa lariana, Curi cerca di servire il proprio portiere ma più veloce è Spagnolo che batte Rigamonti. Questo gol per il Catania giunge dopo un'astinenza, un digiuno di 968 minuti di gioco. Dirige Agnolin davanti a 8.000 spettatori che si sono divertiti per i tre gol del primo tempo e quindi si sono anche entusiasmati. Giornata primaverile, sole allineato con l'austerity. Siamo al 14esimo del secondo tempo qui a Sinigallia, Como 2, Catania 1, a voi studio. Bene Como, altri cenni di cronaca prima di passare all'Olimpico. A Cagliari, Cagliari 0, Genoa 1, con rete al quarto minuto segnata da Simoni su punizione dal limite battuta da Derlin. Al 43esimo il terzino del Cagliari, Mancin, si infortuna in uno scontro col portiere Spalazzi ed esce dal campo. Calci d'angolo 7-2 per il Cagliari, terreno allentato, spettatori 14.000, arbitra il signor Angonese. A Firenze, Fiorentina 2, Milan 1, 34esimo rete di Saltutti su passaggio di De Sisti, 40esimo pareggia per il Milan Biasiolo, 43esimo va in vantaggio ancora la Fiorentina con Roggi che segna di testa. Da segnalare nella ripresa al secondo minuto un rigore per la Fiorentina concesso per fallo di Sabadini su Saltutti, battuto da De Sisti e stato parato dal portiere. Al quinto minuto altro rigore fallito da De Sisti e concesso per fallo di Zignoli su Desolati, in questa occasione Zignoli si infortuna ed esce dal campo. Il calcio d'angolo del primo tempo, 4-3 per la Fiorentina, terreno buono, spettatori 45.000, arbitra il signor Serafini. A Vicenza, Lanerossi Vicenza 1, Foggia 0, 24esimo segna Longoni su passaggio di Damiani. Al 38esimo il portiere dell'Lanerossi Vicenza Bardin in una uscita si infortuna ed è sostituito da Sulfaro. Calci d'angolo 3-2 per il Lanerossi Vicenza, terreno buono 18.000 gli spettatori, arbitra il signor Michelotti. A Genova, Sampdoria 1, Verona 0, 43esimo rete di Badiani con forte tiro da fuori area. Calci d'angolo 5-2 per la Sampdoria, terreno buono 25.000 gli spettatori, arbitra il signor Menegali. Vediamo ora la situazione in Serie B. Dunque ad Avellino, Avellino 0, Taranto 1, Brescia 1, Varese 0, Brindisi 1, Ascoli 0, Novara 1, Arezzo 0, Palermo 0, Ternana 0, Perugia 1, Bari 0, Reggiana 0, Parma 0, Regina 0, Atalanta 0, Spal 0, Catanzaro 0. In Serie C, Triestina 1, Lecco 0, Provasto 0, Marsala 0, Via Ameri. Sì, sono trascorsi 14 minuti dall'inizio del secondo tempo ed è accaduto un po' di tutto qui sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma, oltre al gol del pareggio di D'Amico, al gol che ha portato in vantaggio poi la Lazio al sesto minuto di gioco, il rigore concesso e realizzato da Chinaglia. C'è stata anche una mini invasione di campo all'ottavo minuto di gioco, è stato un solitario invasore che ha attraversato il campo dalla nostra sinistra verso il centro, è stato bloccato da un intervento piuttosto rapido, un placcaggio tipo rugby di Rocca e quindi successivamente è entrato in campo la forza pubblica che ha allontanato questo solitario invasore. Gli animi sono un po' accesi, il calcio di rigore ha un po' frastornato così i tifosi giallorossi che avevano accettato sì la rete del pareggio laziale ma ovviamente non potevano accettare, ed ecco che un altro palo è stato colpito, Pulici va a terra in aria, la palla è stata respinta, c'è stato un intervento falloso da parte di un giocatore giallorosso, forse ai danni del portiere Pulici. Adesso vedremo quali saranno le decisioni del signor Gonella, ma ripetiamo, una partita destinata a serbarci, si vede molte sorprese questo 74esimo derby fra la Lazio e la Roma. Intanto dobbiamo dirvi che Orazzi, che si è infortunato subito, quasi si può dire all'inizio della partita, è uscito dal terreno di gioco appunto nel corso dei primi 45 minuti di gioco ed è stato sostituito da Rocca, mentre Pecinini è entrato al campo, sul campo e ha preso il posto appunto tenuto da Rocca, mentre Rocca è subentrato nel ruolo ad Orazzi. Intanto ora c'è la Lazio, un disimpegno della Lazio, c'è un pallone portato verso la linea centrale del campo, poi c'è un calcio di punizione per la Lazio, Frustalupi recupera e manda il pallone in avanti nella zona che è presidiata in questo momento da Spadoni, che subito lancia verso Domenghini. Nel cerchio del centrocampo è il mezzo destro della Roma che ha recuperato
recuperato la palla, l'ha fermata con il petto. Ecco che attraversa la linea mediana del campo, si sposta leggermente da destra verso il centro, cerca di allungare in profondità al compagno di squadra Prati, anticipato nell'azione però, e poi Rececconi che recupera. Ancora in profondità Chinaglia, passaggio di ritorno indietro di Chinaglia a Rececconi, sfrutta il passaggio invece Morini che manda indietro al compagno di squadra Santarini, che sposta ancora il gioco sulla destra per Battistoni, ancora Santarini, e Santarini manda il pallone sulla sinistra per Spadoni, che è rientrato abbondantemente nella propria metà campo. Da Spadoni in avanti, dove è Negrisolo. Negrisolo, ricordiamo, è stato l'autore del gol che portò appunto in vantaggio la Roma nel girone di andata, nel derby del girone di andata. Poi la partita terminò 2-1 per la Lazio. Intanto vediamo che sono in centrale del campo. Ecco, c'è ancora un'azione da parte della Roma, e Peccennini che ha rilanciato il pallone in avanti. Al limite è ancora il numero 2 della squadra giallorossa, Negrisolo, a recuperare la palla, si destreggia in dribbling, poi viene fermato e riparte nuovamente la Lazio con Chinaglia. A fondo della Lazio, ecco Chinaglia che varca la linea centrale del campo, mantiene il passo della palla che aveva perduto in un primo momento, tenta un affondo passando a Garaschelli, ma Garaschelli anticipato da Peccennini che allunga indietro al portiere Conti. Al 16° della ripresa, all'Olimpico di Roma, 2-1 per la Lazio, a voi Torino. Assoluta coincidenza di tempi fra Torino e Roma, e anche qui il 16°, sempre 1-1 la situazione tra Juventus e Torino, e anche qui nel frattempo sono accadute diverse cose. Sono stati ammoniti Marchetti nel primo tempo e Agropi un minuto fa. È rimasto a terra a lungo per circa 3 minuti Mascetti, che si era infortunato dopo uno scontro con Furino. La Barella ha tardato molto a sopraggiungere, comunque Mascetti ha dovuto lasciare il campo. Il suo infortunio al ginocchio destro sembra piuttosto serio ed è stato sostituito da Rampanti, numero 13 Granata. Frattanto c'è un tiro a rete di Graziani, ma azione già fermata da Motta per un fallo di Pulici commesso in coincidenza con il tentativo di cross dello stesso numero 11 Granata, sul quale cross appunto Graziani ha effettuato il tiro che vi abbiamo segnalato. L'azione quindi prosegue con un calcio piazzato in favore della Juventus, una Juventus piuttosto disorientata in questo avvio di ripresa e che al nono ha corso un serio rischio. Graziani infatti si presentava solo ma sbilanciato davanti a Zoff, leggermente spostato sulla sinistra rispetto allo specchio di tiro. L'attaccante tentava il tocco di esterno destro che aggirava Zoff, ma non Salvadori, ottimamente appostato, che liberava con grande calma. Va sottolineato fra l'altro che il libero juventino è oggi fra i migliori in campo. Nella difesa dei campioni d'Italia anche Spinosi si segnala per la diligenza e l'attenzione dei propri interventi, mentre in attacco la giornata di buona vena di Causi non trova un grande riscontro in quella dei suoi colleghi di linea. Lo stesso Mascetti, che è uscito poco fa per infortunio, insieme a Ceresere e Graziani, ci sembrano invece i Granata meglio disposti nella giornata. Nella Juve il libero è Salvadori, i tre stopper Marchetti, Spinosi e Gentile, i centrocampisti Cucureddu, Furino e Capello, l'ala tattica Causio, le punte Anastasi e Bettega, Altafini è in panchina insieme a Piloni e Longobucco. Nel Torino il libero è Ceresere, gli stopper Lombardo, Zecchini e Fossati, quest'ultimo con licenza di avanzare. A centrocampo agiscono Agropi, Ferrini e Rampanti, che ha sostituito, ripetiamo ancora, Mascetti, mentre Sala è utilizzato quale centravanti tattico con compiti di rifinitura per le due punte che sono Graziani e Pulici. Siamo giunti al 18° al Comunale di Torino, sempre 1-1 la situazione tra Juventus e Torino. Te Pasini. A Cesena siamo solo al 14°, situazione di parità, Cesena 0, Napoli 0. Un'unica conclusione a rete in questo scorcio della partita, al 5° cross di Toschi, deviazione di testa del centravanti del Cesena Braida, respinge sulla linea un difensore del Napoli. Diamo un'occhiata alle marcature, Festa gioca su Iuliano, Savoldi su Orlandini, Ammoniaci su Braglia, Zaniboni su Clerici, Danova su Canè e Orlandi su Pogliana. Il gioco si mantiene sempre equilibrato, ci sono due difese di ferro e quindi sono scarse le conclusioni a rete. Sta calando un po' il ritmo di gioco, che nel primo tempo è stato più che notevole. Un minuto fa c'è stata una sostituzione nelle file del Napoli, è uscito Canè ed è entrato Albano. 0-0 a Cesena fra Cesena e Napoli al 15° del secondo tempo, a voi Milano. Al 15° anche a San Siro, l'Inter conduce sempre sul Bologna per una rete a 0. Vi ricordiamo, segnato sul calcio di rigore Boninsegna al 33° del primo tempo. Il Bologna ha cominciato con più intraprendenza questa ripresa, si sono registrati incursioni di crescita. Scusa San Siro, è passato in vantaggio in quest'istante il Napoli. Siamo al 15° del secondo tempo con l'ala sinistra Braglia, a te la linea. Dicevo, un Bologna più intraprendente nella ripresa, si registra un'incursione di Cresci, un tiro da lontano di Massimelli, ma è stata ancora l'Inter a sfiorare il raddoppio, sempre con Boninsegna, che ha rubato la palla a Battisodo, ma solo davanti a Buso non è riuscito a trovare lo spiraglio utile per il tiro. Siamo al 16° a San Siro, Bologna 0, Internazionale 1, ripeto, gol di Boninsegna su rigore al 33° del primo tempo. Qui San Siro, a voi Como. Qui è Como, 22°, sempre Como 2, Catania 1,
più mobile, più dinamico il Catania che cerca il pareggio. D'Amato cerca spazio, Spagnolo non ha più, sembra, i timori riverenziali notati prima della pausa, mentre il Como controlla col suo gioco, a tratti arioso, a tratti no. Galuppi poco fa ha avuto un pallone trasformabile, ma precipitosamente ha mandato di gran lunga oltre la traversa. Intanto Marchioro ha effettuato un cambio, nel Como è entrato Gatti ed è uscito Curi. Siamo al 23esimo quasi della ripresa, Como 2, Catania 1, a te Bortoluzzi. A Cagliari siamo giunti al 15esimo, sempre l'identica situazione, Cagliari 0, Genoa 1, da segnalare al posto di Mancini, infortunatosi come detto al 43esimo del primo tempo, è entrato nella ripresa Nocera al suo esordio in Serie A. A Firenze 16esimo, Fiorentina 2, Milan 1, a Vicenza 16esimo, Lanerossi Vicenza 1, Foggia 0, a Genova 15esimo, Sampdoria 1, Verona 0. In Serie B un solo punteggio è cambiato, a Brescia il Varese è pervenuto al pareggio, Brescia 1, Varese 1, via Olimpico. È il 20esimo minuto, sta attaccando la Roma, ci sono stati due tiri consecutivi di Domenghini che sono stati rimpallati, ora la palla è terminata fuori oltre il fondo su azione di Cordova che aveva appunto ripreso il pallone che Domenghini aveva tirato verso la porta di Pulici. C'è un calcio d'angolo per la Roma, il capitano della squadra giallorossa si appresta a batterlo sulla sinistra della rete laziale, passaggio verso Domenghini ben appostato, parte un tiro a parabola e il tiro termina sul fondo. Ricordiamo che Pulici è stato battuto da un tiro di Spadoni nel corso dei primi 45 minuti di gioco, si era tratto di un autogol, il portiere laziale vittima di questo infortunio è entrato in porta dopo aver bloccato il pallone. Ecco intanto che Pulici si è portato oltre il fondo, ha recuperato il pallone e si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. È il 21esimo minuto del secondo tempo, la Lazio conduce sempre per 2-1 e vi ricordiamo, per quanti saluto si ponessero in questo momento in ascolto, come sono state segnate queste reti. Ripetiamo dunque, autoreti di Pulici al quarto del primo tempo su tiro di Spadoni, nella ripresa D'Amico al terzo e Chinaglia su rigore al sesto. Lazio sulla fascia centrale del campo manovra in questo momento con Oddi che cerca di filtrare fra due giocatori giallorossi. Cordova lo ferma e Domenghini gli sottrae la palla e scambia ancora con Cordova. Ecco Cordova nel cerchio del centrocampo, ritorna indietro Nanni mentre scatta in questo momento la posizione di mezzo destro Spadoni. Ecco Spadoni avanzare, è giunto quasi a 10 metri dal limite dell'area, effettua un cross in aria per Prati, c'è un intervento da parte dei difensori laziali, la palla esce fuori dall'area della Lazio, termina in foro laterale, rimessa in gioco di Prati. Ecco il centravanti giallorosso che passa il pallone indietro a Morini che scatta nella posizione di ala sinistra, ripassa ancora Prati, al limite scocca il tiro quest'ultimo, raso terra, blocca il portiere Pulici appostato sul palo di destra. 17esimo della ripresa, 2-1 per la Lazio, a voi Torino. Dove si gioca il 21esimo della ripresa, sempre 1-1 la situazione tra Juventus e Torino, questa è la successione delle reti. Nel primo tempo al 16esimo Cucureddu sul rigore e al 37esimo Graziani ha pareggiato per il Torino. C'è un'azione della Juventus fermata da Motta per un fallo granata, l'azione proseguirà quindi con un calcio piazzato in favore dei bianconeri. Graziani ad ogni modo si sta confermando la punta più pericolosa in campo, sguscia molto spesso sulla destra molto bene, ma la sua intesa con Pulici non sembra rifinita sufficientemente. D'altra parte Sala, chiamato ad funzionare da raccordo fra le due punte granata, non sempre è presente nel vivo dell'azione. Rampanti, vi ricordiamo, è entrato in campo poco fa in sostituzione di Mascetti che si era infortunato. Parte la punizione di Ferrini, raccoglie appunto Graziani in area, controllato da Marchetti, tenta il tiro al volo di Droppe ma il bianconero lo contrasta tempestivamente, recupera Sala al limite dell'area, cerca spazio per il tiro ma al momento di contrastare Cucureddu commette fallo, punizione quindi in favore della Juventus. Al termine di questa azione passeremo la linea a Cesena. Furino ha già battuto la punizione in favore di Salvatore, liberatosi sulla sinistra, sta per superare il cerchio del centrocampo il libero juventino quando a lui subentra Gentile che prosegue l'azione indirizzando su Furino nella posizione occasionale di ala sinistra. Partito il cross di Furino, largamente sbagliato, al momento di concludere in cross usando il piede sbagliato, appunto il sinistro nel suo caso, il laterale bianconero ha messo fuori. Siamo giunti al 22esimo, sempre 1-1 la situazione tra Juventus e Torino, a te Cesena. A Cesena siamo al 20esimo del secondo tempo, il Napoli in vantaggio per 1-0, rete segnata da Braglia al 15esimo del secondo tempo. Vi descrivo l'azione, c'è stata una manovra sulla sinistra di Clerici, traversone rasoterra del centravanti brasiliano, a un metro dalla linea di fondo, tuffo di Boranga che tocca la palla ma non la trattiene. Arriva la palla a Braglia che la controlla e da 10 metri di destro batte Boranga. Al 18esimo c'è stata un'azione confusa nell'area del Napoli con atterramento di Braida, l'arbitro Giunti ordina di proseguire il gioco. Il Napoli ha battuto in questi istanti il suo 8° calcio d'angolo, c'è Clerici al centro dell'area, il tiro di Clerici è stato controllato da Brignani, l'azione del Napoli sfuma, si sta preparando ai margini del campo il numero 14 del Cesena, tombolato. Siamo al 20esimo, Napoli 1, Cesena 0, a voi Milano.
L'Inter conduce al 21esimo sul Bologna per una rete a zero e sempre il gol di Boninsegna segnato al 33esimo del primo tempo che fa il risultato. L'Inter lascia l'iniziativa al Bologna limitandosi a replicare in contropiede. Con questa tattica comunque l'Inter è particolarmente insidiosa e ancora Boninsegna ha avuto due palle gol ma non ha saputo sfruttarle. Prima per troppa generosità nei confronti di Mazzola al quale ha passato la palla quando questi però si trovava in fuorigioco e poi dicono che i due non vanno d'accordo. La seconda calciando decisamente fuori. Siamo al 22esimo a San Siro, Internazionale 1, Bologna 0. A voi Como. 27esimo a Como, il risultato non è cambiato. Como 2, Catania 1. Gran parata di Petrovic su pericoloso colpo di testa di Pozzato del periodo in cui non siamo stati collegati e un altro pasticcio in area comasca con un'occasione veramente mancata, ma questa volta Rigamonti ha messo una pezza compiendo una prodezza. 2-1 quindi la situazione con rete di Gamba al decimo, Galuppi al 28esimo per il Como e Spagnolo al 37esimo per il Catania, tutte nel primo tempo. Qui Como, a voi studio. Bene, così dalla noce, sugli altri campi nulla da segnalare. A Cagliari siamo giunti al 22esimo, sempre il Genoa in vantaggio sul Cagliari per una rete a zero. A Firenze 23esimo, Fiorentina 2, Milan 1. A Vicenza 23esimo, Lanerossi Vicenza 1, Foggia 0. A Genova al 22esimo, Sampdoria 1, Verona 0. Rivediamo ancora il quadro della Serie B. Avellino 0, Taranto 1, Brescia 1, Varese 1, Brindisi 1, Ascoli 0, Novara 1, Arezzo 0, Palermo 0, Ternana 0, Perugia 1, Bari 0, Reggiana 0, Parma 0, Regina 0, Atalanta 0, Spal 0, Catanzaro 0. In Serie C Triestina 1, Lecco 0, Provasto 0, Marsala 0, Via Olimpico. 26 minuti e 30 secondi di gioco nel secondo tempo, risultato immutato, conduce la Lazio per 2-1. Pochi istanti fa è stato Prati ad impegnare con un bel colpo di testa e una bella parata il portiere Puric che è stato costretto a buttarsi sulla destra e a respingere con la mano tesa il pallone. Ecco che la manovra si svolge ora sulla fascia centrale del campo ed è condotta dalla Roma. Pecenini ha recuperato il pallone che gli ha passato Morini e la lunga sull'estremo settore destro dove avanza in questo momento Negrisolo. Scambia ancora il pallone con Morini che ha su di sé Frustalupi. Ancora la palla sull'estremo settore di destra dove si muove in questo momento Pecenini. Nella posizione alla destra, cross, esce Pulici, va a terra, porta vuota, tiro sul fondo. È stato Spadoni a mancare, si può dire, dall'altezza del disco del rigore. Il pallone che gli era pervenuto fra i piedi e l'ha buttato oltre la traversa sul fondo. Suma per la Roma, un'azione piuttosto importante che poteva portare la squadra giallorossa al pareggio. Intanto vi diciamo gli uomini che sono sul terreno di gioco. Per la Roma stanno giocando Conti, Negrisolo, Rocca, Morini, Santarini, Battistoni, Pecenini, Domenghini, Prati, Cordova e Spadoni. Per la Lazio Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garaschelli, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi ed Amico. Intanto il pallone sta per essere portato ancora sul terreno di gioco. Seguiremo ancora questa azione che sta per svilupparsi in questo momento. Ecco la palla che viene consegnata al portiere della Lazio Pulici, il quale si appresta ad effettuare la rimessa. Il risultato 2-1 per la Lazio, autoreti di Pulici nel primo tempo, il portiere della squadra laziale al quarto su tiro di Spadoni, nella ripresa rete di D'Amico, pareggio al terzo e Chinaglia su rigore al sesto ha portato in vantaggio la Lazio. In questo momento sulla linea centrale del campo è con Martini, recupera, manda in diagonale sulla destra per Ecconi, fermata l'azione, è scattato ancora Rocca con la collaborazione del numero 2 Negrisolo, fallo piuttosto vistoso di D'Amico nei confronti del numero 2 della squadra giallorossa, calcio di punizione concesso dall'arbitro Gonella per la squadra della Roma. Batte Rocca passando in diagonale leggermente all'indietro al compagno di squadra Spadoni, quest'ultimo al centro a Cordova che allunga subito al pallone in avanti dove è scattato Santarini, ecco Santarini in aria, tiro, è uscito Pulici, è riuscito a deviare. Azione clamorosa e mancata dalla squadra giallorossa. Intanto continua ancora la Roma ad attaccare. L'arbitro Gonella in questo momento però ferma il gioco e comanda un calcio di punizione per la Lazio. Clamorosa azione da parte della Roma con Santarini che si è trovato libero davanti al portiere Pulici in uscita, ha tirato, il portiere ha parato. Siamo giunti così alla mezz'ora di gioco, 2-1 per la Lazio, a voi Torino. Dove si gioca il 29esimo della ripresa, immutata la situazione, sempre 1-1 tra Juventus e Torino. Il gioco frattanto, quello vero, continua a latitare. È raro che un'azione si sviluppi con sufficiente rispetto delle geometrie e soprattutto sufficiente velocità. I difensori hanno sempre il tempo di recuperare la zona e chiudere i varchi. Al 27esimo, tuttavia, cioè un paio di minuti fa, il Torino ha avuto una opportunità con Pulici, ma il tiro conclusivo del numero 11 Granata si è perduto di poco al lato della porta difesa da Zoff. C'è ora un altro tentativo Granata con Graziani, fermato tempestivamente da Gentile che ha
rilanciato verso Bettega e affrontato da Zecchini, il numero 11 bianconero. Il contrasto vede il Granata commettere fallo, punizione quindi in favore della Juventus, già battuta da Bettega a beneficio di Capello che si è smarcato nella zona tipica dell'ala destra. Avanza il numero 10 bianconero, sta per effettuare il cross troppo corto, Ceresera riesce a respingere di testa, poi a recuperare ancora su Capello, ma il contrasto favorisce lo Juventino che dà a Cucureddu, scambio di questi con Anastasi, al momento di sopraggiungere sulla palla di ritorno del centravanti. Cucureddu ritarda un poco e la difesa granata si disimpegna servendo all'indietro Castellini. Siamo giunti alla mezz'ora qui al Comunale di Torino, sempre 1-1 la situazione tra Juventus e Torino. Tepasini. 26esimo a Cesena, dove il Napoli in vantaggio per 1-0, rete di Braglia al 15esimo del secondo tempo. Il Cesena sta compiendo il suo massimo sforzo nel tentativo di riportare in equilibrio il risultato, ma ha di fronte a sé un Napoli molto agguerrito che non cede di un palmo e continua a manovrare con sufficiente ordine. Al 23esimo è uscito nelle file del Cesena Zaniboni ed è entrato tombolato da Nova e passato a controllare Clerici. Napoli in vantaggio a Cesena per 1-0 al 26esimo, a voi Milano. Al 26esimo siamo anche a Milano, l'Inter conduce sempre per 1-0 sul Bologna, partita dall'andamento scontato con lo stesso Bologna che si butta quando può in avanti, come in questo momento c'è un traversone di Landini, respinge Facchetti e ancora Landini riprende la palla, lasciando però questa offensiva dei bolognesi ampi spazi al contropiede avversario. Abbiamo registrato una parata di Buso su tiro di Scale, un'ennesima incursione di Mariani, un paio di angoli sempre in favore dell'Inter, almeno 3 le palle gol fallite dagli interisti in questo scorcio di ripresa. Ripeto il risultato: al 27esimo Internazionale 1 Bologna 0, a voi Como. A Como siamo al 33esimo, il risultato non è cambiato, Como 2, Catania 1. L'incontro è apertissimo con rapide e improvvise fasi offensive da una parte e dall'altra. Gioca meglio il Catania rispetto al primo tempo, ma è sempre pericoloso il Como quando corre ad offendere di rimessa, come un attimo fa Trajinić ha impegnato in modo veramente difficile Petrovic. Siamo al 33esimo della ripresa, Como 2, Catania 1, a voi studio. 29esimo a Cagliari, sempre il Genoa in vantaggio sul Cagliari per 1-0. A Firenze 28esimo, Fiorentina 2, Milan 1, a Vicenza 29esimo, Laneros Vicenza 1, Foggia 0, a Genova 28esimo, Sampdoria 1, Verona 0, in Serie B 3 punteggi sono cambiati, l'Avellino ha pareggiato, Avellino 1, Taranto 1, a Perugia il Perugia ha raddoppiato, Perugia 2, Bari 0, a Reggio Calabria è passata in vantaggio la Regina, Regina 1, Atalanta 0 e passa all'ascolto di Roma. Mancano 13 minuti alla conclusione del 74esimo derby di Roma, la Lazio è sempre in vantaggio per 2-1 e sta attaccando in questo momento, scende Frustalupi nella sua posizione di mezzo sinistro, passaggio in aria a Nanni che esce in questo momento ancora sulla sinistra, va sul fondo, tenta un cross che riesce, un po' di groviglio di giocatori in aria, vediamo che sul pallone entrano in due e poi la palla schizza fuori oltre la linea che delimita il campo sul fondo, non è calcio d'angolo, si tratta di rimessa in gioco ed è appunto il portiere Conti che non ha ripetuto per la terza volta il miracolo di parare un rigore, infatti è stato battuto dal rigore di Chinaglia al sesto della ripresa, ha passato la palla a Cordova, quest'ultimo allunga ancora sull'estremo settore di destra, avanza in questo momento la Roma in azione di attacco, ecco Rocca che è scattato, uno dei migliori della squadra giallorossa, è scattato nella posizione alla destra, ma la palla perviene ancora a Wilson su un passaggio sbagliato, un malinteso della squadra romana, intanto ecco scattare ancora Frustalupi, passa il pallone ad Amico che esce dal cerchio del centrocampo, fermato da Cordova che a sua volta ripropone un'azione d'attacco per la Roma, sulla sinistra attende il pallone Prati, lo riceve in questo momento, è subito circondato dai giocatori, si libera di uno esattamente di Oddi, ma è anticipato la sua azione ancora da Petrelli che allunga indietro al portiere Pulici. Pulici esce dai pani, recupera il pallone e lentamente si avvia al limite dell'area per rimettere la palla in gioco. Pallone a Martini, servito da un passaggio di piede di Pulici e Martini scambia la palla sulla destra con Pulici, con Frustalupi che avanza verso la linea centrale del campo. Cerca di smarcarsi Rececconi che riceve in questo momento correndo lungo la linea del fallo laterale sulla destra. Rececconi in possesso della palla è giunto al limite dell'area avversaria. Cerca di effettuare un passaggio in aria, vi riesce, ma sbaglia completamente l'indirizzo, ossia non è Garaschelli l'uomo che viene servito, ma Peccanini l'uomo che controlla in questo momento Garaschelli. Sicché si profila un'attrazione d'attacco per la Roma, la seguiamo, ecco Rocca che riceve da Cordova e allunga ancora sulla destra per Domenghini, scende il mezzo destro della Roma nella posizione della destra, si libera di uno, due giocatori, mette il pallone a Prati in aria, tentativo di passaggio ancora Domenghini, tentativo di rovesciata, un gioco pericoloso forse, Oddi di testa respinge e poi la Lazio si riporta nuovamente in attacco, mancano 10 minuti alla conclusione del derby, qui a Roma 2-1 per la Lazio, a voi Torino. Anche a Torino mancano 10 minuti alla conclusione, in attacco la Juventus con Causio che si è portato oltre la tre quarti, si smarca Anastasi, viene servito in aria, in questo momento recupera Ferrini, Anastasi del resto solo a slancio si era portato in posizione di offside, ammonito nel frattempo lo stesso Causio qualche minuto fa,
perché aveva protestato per un presunto mani di Ceresere in aria su un suo cross. Nel frattempo la panchina bianconera ha mandato in campo Longobucco un minuto fa al 33esimo in sostituzione di Marchetti. Longobucco ha rilevato i compiti tattici del compagno ponendosi a guardia di Graziani. Ancora in attacco la Juventus con Furino affiancato da Cucureddu. Lo ignora il mediano, prosegue nella sua azione lungo la fascia laterale sinistra, sta per essere affrontato da Rampante. A questo punto si decide a servire Cucureddu al limite dell'area. Cucureddu cerca spazio per il tiro, non lo trova per la opposizione di Agroppi, è costretto a passare ancora indietro. Scusa Ciotti, il Vai. Bologna ha pareggiato, autorete di Oriali che ha deviato nella propria porta un traversone effettuato, ci sembra, da Battisodo. A te la linea. Proprio in coincidenza dell'episodio tecnico forse più bello di tutta la partita, tiro di sinistro di Causio dal limite indirizzato all'incrocio dei pali alla sinistra di Castellini, magnifico e plastico volo del portiere Granata che ha bloccato in tuffo. Siamo arrivati a 9 minuti dalla conclusione, sempre 1-1 tra Juventus e Torino. Tepasini. A Cesena siamo al 31esimo, il Napoli sempre in vantaggio per una rete a zero. Il Cesena ha proteso l'attacco, Bersellini ha tolto dal campo un difensore, Zaniboni ha inserito Tombolato che gioca nella posizione di ala destra ed è controllato dal forte terzino Pogliana. Il Napoli è chiuso nella sua area nel tentativo di difendere questo risultato per lui prezioso, finora c'è riuscito. Registriamo al 33esimo un tiro di Toschi in mischia con una difficile parata di Carmignani che è riuscito a bloccare la palla. Siamo al 31esimo, Napoli 1, Cesena 0, voi Milano. Dove il Bologna, ripetiamo, ha pareggiato pochi secondi fa con un'autorete di Oriali. C'è stata un'azione di Battisodo in posizione di ala sinistra, un cross apparentemente non molto pericoloso. Oriali, credendo di avere alle spalle un avversario, ha deviato in angolo, ha calciato male e naturalmente ha infilato la propria porta. Ripeto, al 32esimo a San Siro 1-1 tra Inter e Bologna e pochi istanti prima, tra l'altro, Boninsegna aveva colpito ancora di testa la traversa quando Buso ormai era fuori dai propri pali. Ripetiamo, al 33esimo a San Siro, Internazionale 1 Bologna 1, a voi Como. Niente, proprio niente di determinante al Senigallia di Como, per cui vi offro soltanto il minuto di gioco, il 38esimo, e la situazione Como 2 Catania 1, a voi studio. Bene, così dalla noce a Cagliari siamo giunti al 34esimo, sempre con il Genoa in vantaggio sul Cagliari per 1-0. Situazione mutata a Firenze al 34esimo, Fiorentina 3 Milan 2. Al 30esimo, terza rete per la Fiorentina ad opera di Antonioni su tiro di punizione. Un minuto dopo accorcia le distanze per il Milan Benetti su passaggio di Sogliano. Ripetiamo, al 34esimo Fiorentina 3, Milan 2. A Genova 32esimo, situazione di parità, Sampdoria 1, Verona 1. Al 28esimo pareggia per il Verona Maddei su rigore, un rigore concesso per fallo di Arnuzzo su Zigoni. A Vicenza al 34esimo, Lanerossi Vicenza 1, Foggia 0. In Serie B altri due punteggi sono cambiati. A Brindisi l'Ascoli è pervenuto al pareggio, questa è la situazione. Brindisi 1, Ascoli 1. A Palermo, Palermo passato in vantaggio. Palermo 1, Ternana 0 e sentiamo Ameri. All'ottavo minuto, a 8 minuti dal termine, la cronaca fa registrare ancora un'azione d'attacco da parte della Lazio con Chinaglia, c'è un rimpallo che favorisce il giocatore laziale, ma vediamo che il guardialigne era già scattato con la bandierina alzata per segnalare appunto all'arbitro Granello la posizione irregolare del giocatore. Vediamo che in questo momento l'arbitro Gonella comanda un calcio di punizione, pensiamo, per la squadra laziale. Vediamo, ci sono delle contestazioni, si tratta di un calcio di punizione per la Roma, batte Rocca, è stato Chinaglia a lasciare la palla al giocatore, no, ecco, si tratta effettivamente, Gonella si era fermato nel punto dove era venuta l'infrazione, ossia l'azione irregolare da parte di Chinaglia che era scattato in aria. Dicevamo che la cronaca dell'incontro faceva registrare a 7 minuti dalla conclusione un'altra azione pericolosa della Lazio ed è avvenuta esattamente al 36esimo quando Frustaluppi colpiva un palo alla sinistra della rete di Conti. Dobbiamo ricordare ancora che ci sono stati in questo secondo tempo i pali colpiti dalla Roma due volte, da Cordova e una traversa di Rocca, e adesso un palo colpito da Frustaluppi. Seguiamo ancora per qualche istante questa partita, ecco Nanni che riceve il pallone da D'Amico, si ferma improvvisamente dove ha varcato la linea centrale del campo, scambia la palla sulla sinistra con Frustaluppi che al piccolo trotto sopraggiunge seguendo la linea del faro laterale, in profondità ancora verso Nanni, azione fermata e bloccata prontamente da un intervento di Pecenini che serve quindi il proprio compagno Domenghini. Domenghini nel cerchio del centrocampo, scavalca in questo momento la linea centrale, sulla sua sinistra c'è Spadoni, sull'estrema destra c'è ancora Rocca, riceve Spadoni, ecco che cerca di smarcarsi sulla sinistra Rocca, mentre vediamo che riceve Domenghini in passaggio di ritorno di Spadoni, in profondità Prati che cerca di toccare verso Rocca, Rocca riceve la palla, è controllato al limite dell'area da Rececconi, cerca di sfuggire all'assalto del giocatore laziale, si sposta un po' verso il centro, fa partire un tiro che è rimpallato da Martini che interviene ancora fallosamente sul giocatore, vediamo, la palla è uscita fuori ma ci sarà un calcio di punizione, Spadoni batte, serve Cordova nella posizione di centravanti arretrato, ancora Cordova che sta per
ricevere la palla, anticipato da Wilson, e successivamente la difesa laziale, che è tutta serragliata nella propria metà campo e che respinge la palla nella metà campo della Roma, dove è prontissimo Santarini a recuperare e a rilanciare ancora, anzi Battistoni a rilanciare ancora verso i propri compagni in attacco. Ecco Domenghini che è ancora in possesso della palla nella posizione di ala destra, effettua un cross in aria, scatta Morini, respinge ancora la difesa e l'azione viene definitivamente il pallone allontanato da Martini. A 5 minuti dal termine, sempre 2-1 per la Lazio, a voi Torino. Mancano 5 minuti alla conclusione anche qui a Torino, ma sarà il caso di ricordare che l'infortunio di Mascetti e l'ingresso in campo di Rampanti hanno portato via 3 minuti, lo diciamo anche a beneficio dello studio centrale, se vorrà prenderne nota. E le squadre sono sempre sull'1-1, Juventus e Torino stanno affrontandosi con eccessiva determinazione, forse in questo scorcio finale, e a rendere incandescente questo tratto conclusivo della partita è sopraggiunta anche la espulsione di Agroppi. Le cose sono andate così: al 35esimo, cross di Graziani e testa di Pulici, nei pressi del palo alla destra di Zoff. Zoff nel bloccare la palla cadeva, sempre con la palla fra le braccia, proprio sulla linea. Invocavano il gol e i granata e Agroppi si procurava la terza ammonizione e doveva quindi lasciare il campo. Il Torino quindi sta conducendo questa finale in 10 uomini contro una Juventus che ha affiutato l'occasione buona per portarsi in vantaggio e quindi porta avanti anche i centrocampisti a sostegno delle punte, che peraltro trovano difficilmente varchi utili per le conclusioni. È in attacco in azione di rimessa in questo momento il Torino, si è procurato una punizione che sta per essere battuta da Ferrini. Al termine di questa azione passeremo alla linea Cesena. Ferrini ha accanto a sé Rampanti e poi più in là anche Fossati, ma pensiamo che opterà per la parabola lunga nel centro dell'area bianconera, dove Salvadore si è già appostato alle spalle della coppia Spinosi-Pulici. Sta per partire il tiro di Ferrini, preferisce invece un retropassaggio verso Cereser, che gli ritorna prontamente la palla. Sta per essere affrontato il capitano Granata da Capello, ne evita l'intervento con un passaggio corto per Fossati, che perde però il tempo dell'intervento a beneficio di Cucureddo, che ha servito Bettega. Bettega va via sulla destra, si smarca frattanto lungo la fascia laterale destra Cauge, che tuttavia viene ignorato a beneficio di Furino. Da Furino verso Cucureddo nel settore sinistro, limite dell'area granata, parte il tiro di Cucureddo, molto bello, e grandissima parata in volo di Castellini, che effettua l'intervento in due tempi e con il secondo uncina la palla ed evita ulteriori insidie per la sua rete. Siamo a 4 minuti dal termine, 1-1 sempre la situazione tra Juventus e Torino. A te Pasini. Ecco Pasini, per cortesia ho bisogno di completare la panoramica, quindi via Cesena, Milano e Como con flash. A Cesena mancano 8 minuti al termine, il Napoli è sempre in vantaggio per 1-0, a voi Milano. Anche a Milano 8 minuti al termine, sempre 1-1 tra Inter e Bologna, a voi Como. 2 minuti al termine, Como 2, Catania 1, a voi studio. A Cagliari 38esimo, Cagliari 0, Genoa 1, a Firenze 38esimo, Fiorentina 3, Milan 2, a Vicenza 38esimo, Lanerosi Vicenza 1, Foggia 0, a Genova al 37esimo, Sampdoria in vantaggio per 2-1 sul Verona, al 34esimo ha riportato in vantaggio la Sampdoria Santin su passaggio di Salvi. Vediamo ancora un attimo la situazione in Serie B: Avellino 1, Taranto 1, Brescia 1, Varese 1, Brindisi 1, Ascoli 1, Novara 1, Arezzo 0, Palermo 1, Ternana 0, Perugia 2, Bari 0, Reggiana 0, Parma 0, Regina 1, Atalanta 0, Spal 0, Catanzaro 0. In Serie C: Triestina 1, Lecco 0, Provasto 0, Marsala 0. E lascerei la linea da Veri sino al termine con interventi dagli altri campi su Roma per i parziali, novità o per i finali. Via Ameri. Sì, d'accordo Bortoluzzi, qui mancano infatti 2 minuti alla conclusione dell'incontro, c'è una punizione per la Roma, esce il portiere Pulici e sventa con un colpo di pugno la minaccia, recupera ancora Prati davanti al portiere, mischia ancora una volta al pugno di Pulici, allontana e poi ancora Oddi che interviene sulla palla cercando di mandarla in faro laterale, vi riesce e Prati segue la traiettoria della palla, la recupera. Dobbiamo dirvi che pochi istanti fa è stato Nanni a colpire una traversa, mentre vediamo che il portiere Pulici è rotolato ora dentro la propria porta, dolorante per un colpo ricevuto forse, ma del tutto involontariamente, al ventre. Dicevamo che Nanni ha colpito la parte inferiore della traversa circa un minuto e mezzo fa, 2 minuti fa, la palla ha dato l'impressione di entrare in porta, poi invece ne è uscita, è stata recuperata ancora da Chinaglia successivamente e Chinaglia, da posizione piuttosto felice, ha mandato il pallone sul fondo. Accorre il dottore medico della Lazio per sincerarsi delle condizioni dell'estremo difensore laziale, che a 2 minuti dal termine è terminato in rete dolorante dopo essere uscito per 2 volte consecutive di pugno su cross alti. Ancora a terra Pulici, circondato da avversari e da colleghi della squadra. Ecco che accanto al portiere c'è anche il numero 4 Wilson, il gioco è fermo in questo momento, io penso di non perdere tempo e per una rapida carrellata, se Bortoluzzi naturalmente è d'accordo, cederei la linea ancora a Torino. Scusa Torino, qui è Como, ti do il finale. Como batte Catania 2-1, a voi Torino. D'accordo, Torino prende la linea per qualche attimo per riferire sulla punizione che Cucureddo si accinge a battere, la servirà a Capello, parte il tiro violentissimo di Cucureddo, ribattuto dalla traversa, sempre 1-1, dalla barriera, scusate, sempre 1-1 la situazione tra Juventus e Torino, poi Cesena.
5 minuti al termine a Cesena, il Napoli sempre in vantaggio per 1-0, continua ad attaccare il Cesena ma non riesce a trovare Varchi. A voi Milano. Sempre 1-1 a San Siro tra Bologna e Inter, a 5 minuti dal termine, a te Bortoluzzi. Grazie Viola, quindi qui siamo per le altre 4 partite a 3 minuti dal termine degli incontri stessi, a Cagliari-Genoa 1, Cagliari 0, a Firenze-Fiorentina 3, Milan 2, a Vicenza-Lanerossi-Vicenza 1, Foggia 0, a Genova-Sampdoria 2, Verona 1 e ripasso la linea da Mary. Sì, ecco Bortoluzzi, la riprendo perché il gioco riprende anche qui sul terreno dell'Olimpico, Pulice di nuovo in mezzo ai pali, in piedi naturalmente, ecco una rimessa in gioco da parte della Roma che chiude, si può dire, la partita, l'attacco, ecco Cordova che riceve la palla, vede libero Pecenini, li passa in questo momento la palla, ecco Pecenini che finta un passaggio sulla destra, passa in effetti ora sull'estremo settore di destra dove è scattato Domenghini, intervento difensivo da parte di Frustalupi, palla che termina fuori, la rimessa in gioco di Rocca che effettua in questo momento la rimessa passando la palla a Pecenini, Pecenini mette la palla a terra, fa partire un cross da distanza di circa 40 metri, al limite attende Spadoni, rovescia ancora il pallone, in aria un tentativo di Domenghini e quindi va a terra Pulici dopo essere stato forse colpito da un giocatore giallorosso che è terminato ugualmente a terra, l'arbitro Gonella intanto si porta rapidamente fuori area facendo che si tratta di rimessa, Pulici ha effettuato la rimessa, ha servito Garrascari sulla destra, scatta Martini al centro, Garrascari non gli effettua il passaggio, fa una finta, poi entra in questo momento in area sulla destra, avanza ancora, tiro di esterno, di destro, la palla termina sul fondo e Pulici comunque era in buona posizione, avrebbe sicuramente intercettato la traiettoria della palla. Il tempo ovviamente è scaduto da circa un minuto, si sta recuperando qualcosa per incidente che è occorso al portiere della Lazio, ma proprio in questo momento l'arbitro Gonella dà il segnale di chiusura dell'incontro, subito la forza pubblica entra sul terreno di gioco, vi ricordiamo che c'è stato un tentativo di invisione all'ottavo minuto del secondo tempo, la Lazio dopo aver salutato il suo pubblico si affretta ad uscire rapidamente dal campo, la Lazio che ha sfruttato i primi 10 minuti della ripresa e in 10 minuti ha sovvertito il risultato che la dava soccombente al termine del primo tempo per 1-0. Il secondo tempo è stato senza dubbio migliore del primo, meno nervosismo, forse meno cattiveria, nel primo nervosismo l'aveva fatta da padrone soprattutto nelle file laziali, Pulici l'estremo difensore ne pagava lo scotto bloccando un insidioso tiro di Spadoni da 40 metri sì, ma finendo subito dopo in rete con la palla senza essere toccato né da avversari né da compagni, era uno dei più clamorosi autogol. Palazzo si portava all'attacco per tutto il resto del primo tempo ma non riusciva a superare la solida e ben appostata difesa della Roma. Nella ripresa, ripetiamo, bastavano 10 minuti alla Lazio, al terzo minuto sulla prima azione d'attacco dei laziali c'era un tiro di D'Amico al terzo e D'Amico riusciva così a sorprendere il portiere Conti, successivamente c'era ancora un atterramento di Nanni al sesto minuto di gioco, atterramento per cui il signor Gonella concedeva la massima punizione alla squadra laziale, realizzava Chinaglia su rigore appunto al sesto. Da quel momento la partita era piuttosto animata, c'erano rapidissimi cambiamenti di fronte, c'erano molte occasioni mancate dalla squadra giallorossa, altre mancate dalla Lazio, ma il risultato non mutava più fino al termine dell'incontro, di cui del resto già vi abbiamo riferito nel corso delle nostre cronache dirette, dei nostri interventi. La Lazio, prima di uscire dal campo, si è portata sotto la curva dove ci sono tutti i tifosi laziali, ha salutato i propri beniamini ed ora rientra. Scusa Mary, a Cesena ha pareggiato in questi istanti il centravanti Braida, mentre manca poco più di un minuto alla fine a terra linea. Scusa Roma, finale a Torino 1-1 tra Juventus e Torino, a te Ameri. Benissimo, esce la Lazio dal campo, ho terminato anch'io, a te Bortoluzzi. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda che l'aroma secco e vigoroso di Stock 84 e la raffinata delicatezza di Royal Stock hanno un segreto, tutta l'esperienza Stock. Bene, dallo studio chiediamo allora una panoramica per i finali o per i parziali, cominciamo con Sandro Ciotti, via Torino. Attenzione Torino, per favore, ribadisco sei in linea. Il finale da Torino, 1-1 tra Juventus e Torino, a voi Cesena. A Cesena manca un minuto al termine, pochi istanti fa il Cesena ha pareggiato con il centravanti Braida, la situazione è pertanto la seguente, Napoli 1, Cesena 1, a voi Milano. Anche a Milano 1-1 a un minuto dal termine tra Bologna e Internazionale, a voi Como. Ribadisco il finale, Como batte Catania 2-1, a voi studio. Dallo studio centrale due soli risultati finali, a Cagliari, Genoa batte Cagliari 1-0, a Firenze Fiorentina. Fiorentina batte Milan 3-2. Parziali dagli altri due campi, a Vicenza Lanerossi Vicenza 1, Foggia 0, a Genova Sampdoria 2, Verona 1. Passo ora alla linea Sandro Ciotti, panoramica per le brevi cronache, prego Cesena e Milano di intervenire su Torino per i finali, via Ciotti. D'accordo, vi ricordiamo il tabellone. Ciotti, ti do subito il finale a Cesena, Napoli e Cesena 1-1, a te la linea. Benissimo, vi ricordo il tabellino con cui si è concluso Juventus e Torino, hanno segnato al 16° del primo tempo sul rigore Cucureddu, ha pareggiato per il Torino al 37° sempre del primo tempo Graziani.
La partita, come era prevedibile, è risultata nervosa e agonisticamente sin troppo fervida, ma decisamente modesta sul piano tecnico, proprio per la eccessiva tensione con cui le due squadre si sono affrontate. Qualche miglioramento forse... Scusa Ciotti, anche da San Siro il finale 1-1 tra Bologna e Inter a Tella Linea. Qualche miglioramento, dicevo, ha forse fatto registrare il Torino per quanto riguarda il gioco d'assieme, anche se il suo schema preferito in quest'ultimo scorcio della stagione, cioè quello che prevede Sala, centravanti tattico e Graziani e Pulici punte, non ha sempre funzionato a dovere per la giornata decisamente poco brillante del numero 9 Granata, guardato a visto da Gentile, che ha potuto spesso aiutare anche i compagni in attacco senza tuttavia saperne approfittare compiutamente. Ad ogni modo la squadra Granata è piaciuta soprattutto per la determinazione con cui si è battuta e per la costanza con cui ha cercato la via della rete, e in effetti soprattutto nella ripresa le opportunità migliori sono capitate proprio sui piedi delle proprie punte. Graziani fra queste si è segnalato come la punta più utile in campo Granata, insieme a Cereserre e a Mascetti, fino a che è stato in campo, ha costituito uno dei punti di forza della propria compagine, mentre Spinosi, Salvadori e Causio sono sembrati i bianconeri meglio disposti nella giornata. La Juventus forse non ha saputo approfittare compiutamente del fatto che a pochi minuti dal termine gli avversari sono rimasti in 10 per la espulsione di Agroppi, si sono rovesciati spesso in forze nell'area granate e bianconeri, senza tuttavia trovare mai varchi utili per conclusioni davvero apprezzabili. Quando le hanno tentate con efficacia, è stato il caso di Causio prima e di Cucureddo dopo, hanno trovato sulle traiettorie delle proprie conclusioni un Castellini imbattibile. Ha arbitrato Motta davanti a 60.000 spettatori. Vi ricordiamo ancora il risultato finale 1-1 tra Juventus e Torino a Cesena. Scusa Pasini, è lo studio che si introduce per dare gli altri due risultati finali a Vicenza. Lanerossi Vicenza batte Foggia 1-0. A Genova, Sampdoria batte Verona 2-1. Pasini, a te la parola. Allora, brevemente riassumo questa partita ripetendo il risultato finale. A Cesena, Cesena e Napoli hanno pareggiato con il risultato di 1-1. È andato in vantaggio il Napoli al 15° del secondo tempo con l'ala sinistra Braglia. C'è stata una manovra sulla sinistra del centravanti Clerici, cross molto veloce e insidioso di Clerici a un metro dalla linea di porta. Boranga si è tuffato, ha toccato la palla, non è riuscito a trattenerla, la palla è finita sui piedi di Braglia, che l'ha controllata in maniera perfetta e di destra, con un tiro molto secco e preciso, ha battuto il portiere Boranga. Il Napoli ha sfiorato il colpo grosso perché è stato in vantaggio fino a pochi secondi dal termine. È stato raggiunto infatti quando il cronometro segnava già il 44°. È stato raggiunto infatti da un colpo di testa vincente di Braide. È stata questa forse l'azione più bella della partita. C'è stato un cross di Brignani e Braide è saltato più in alto di tutti, ha bruciato il tempo agli avversari e ha battuto il portiere Carmignani. Sul campo della Fiorita, dove nessuna squadra, neppure le grandi, era riuscita a passare e solo l'Inter vi riuscì, ma in maniera tempestosa, nella maniera che ricorderete, il Napoli, ripeto, un Napoli coordinato, compatto, con una difesa di ferro, il Napoli ha sfiorato il colpo grosso, è stato raggiunto solo in zona Cesarini da un colpo vincente, un colpo di testa vincente del centravanti Braida. Braida, che aveva sostituito all'ultimo momento il centravanti del Cesena Bertarelli, oggi febbricitanti. È stata una bella partita fra due squadre molto simili che affidano al gioco corale le loro possibilità. 8-5 i calci d'angolo in favore del Napoli, ha arbitrato Giunti di Arezzo alla presenza di 20.000 persone. Qui è Cesena, a voi Milano. Dove... Sì, scusa un momento, Viola suona Meri ancora, che riprende il microfono da Roma. In questo momento stiamo assistendo alla sparatoria della polizia, che ha invaso naturalmente il centrocampo. Stanno sparando dei lacrimogeni sulle gradinate dello stadio. Ecco, noi vorremmo rivolgere in questo momento, come giornalisti e sportivi, come giornalisti e soprattutto che stanno a Roma, una parola ai tifosi giallorossi, che ovviamente sono rimasti poco soddisfatti del risultato dell'incontro, ma sicuramente non della prova della loro squadra. Vorremmo avvisare soprattutto i tifosi giallorossi che in mezzo a loro potrebbero anche trovarsi dei personaggi che non hanno nulla a che vedere con lo sport, quindi vorremmo pregare appunto questi tifosi, che in altre occasioni hanno dato prova di molta maturità, di non volersi lasciare andare a gesti sconsiderati, di voler abbandonare le gradinate e di voler defluire verso le loro case. Ovviamente questo appello è rivolto con tutto il cuore ai tifosi di parte giallorossi, sicuri come siamo che i tifosi laziali vorranno essere vicini in questo momento ai loro cugini della squadra cittadina. Noi cediamo la linea ancora a Viola e speriamo di non dover più intervenire. A te Viola.
Ecco, e ritorniamo al calcio, ribadendovi il risultato di San Siro, dove l'Inter ha pareggiato 1-1 col Bologna. È passato in vantaggio l'Inter al 33esimo del primo tempo su calcio di rigore, trasformato da Boninsegna. Ha pareggiato il Bologna al 31esimo della ripresa grazie a un'autorete di Oriali. Diciamo subito che l'Inter di oggi non era irresistibile come quella vista contro Lazio e Milan, ma direi che anche oggi ha fatto abbastanza per meritare il successo. Due volte, ricordiamo, i pali hanno salvato il Bologna. Qualche intervento quasi miracoloso di Buso, parecchie occasioni mancate per un soffio e poi l'autogol di Oriali. Un autentico infortunio. Va detto anche che il Bologna si è disposto tatticamente molto bene, ha saputo controllare soprattutto le fonti del gioco interista, ha saputo insomma approfittare degli errori, delle debolezze degli avversari. La partita è stata spesso dura, condotta a ritmo vivace, certo per l'Inter è stata questa forse l'ultima occasione per continuare a sperare. I migliori ci sono sembrati Buso e Massimelli nel Bologna, ma Zola e Facchetti nell'Inter, ha diretto Ciacci davanti a 60.000 spettatori. Gli angoli sono stati 15-1 in favore dei nerazzurri. Ripeto i marcatori: al 33esimo del primo tempo Boninsegna su rigore, al 31esimo della ripresa autorete di Oriali, e pertanto Internazionale 1 Bologna 1, qui San Siro. A voi Como. Allora, Como batte Catania 2-1, le reti tutte nel primo tempo, al decimo Gamba, al 28esimo Galuppi, al 37esimo Spagnolo. Il Como ha vinto il suo incontro nella prima parte della gara, quando meglio ha giocato, quando con più determinazione ha imposto la maggiore mobilità. Il Catania ha fatto meglio nella seconda parte, ma non è riuscito nell'intento di raddrizzare una situazione che appariva per la verità abbastanza compromessa. Il Como era privo dei suoi uomini più redditizi in fase conclusiva, come Caglioni e Vannini, mentre il Catania, che non segnava un gol da 931 minuti, ha faticato nelle conclusioni davanti a Rigamonti. È soltanto uno svarione, come ho detto in diretta, uno svarione difensivo lariano ha permesso a Spagnolo di concludere il lungo digiuno. Partita anche bella, mai splendida, in ogni modo sempre aperta. Ha arbitrato molto bene il signor Agnolin. Quindi a Como, Como batte Catania 2-1, a te Bortoluzzi. Bene, grazie Como, e passiamo al riepilogo dei risultati. Campionato di Serie A, ottava di ritorno a Cagliari. Genoa batte Cagliari 1-0, a Cesena, Cesena e Napoli 1-1. A Firenze Fiorentina batte Milan 3-2, a Milano Internazionale Bologna 1-1, a Torino Juventus e Torino 1-1, a Vicenza Lanerossi Vicenza batte Foggia 1-0, a Roma Lazio batte Roma 2-1, a Genova Sampdoria batte Verona 2-1. La classifica pertanto vede al comando sempre la Lazio con 34 punti, seguita da Juventus 30 punti, Napoli 29, Internazionale Fiorentina 28, Milan 24, Bologna e Torino 23, Cesena 22, Roma 21, Cagliari 20, Foggia e Lanerossi Vicenza 19, Verona, Sampdoria e Genova 15 punti. Classifica dei marcatori dopo l'ottava giornata di ritorno, al comando sempre Boninsegna dell'Internazionale con 18 reti, a una rete, cioè con 17 reti, segue Chinaglia della Lazio, quindi Cucureddo della Juventus con 12 reti, Riva del Cagliari con 11, Chiarugi del Milan e Clerici del Napoli con 10, Savoldi del Bologna e Garlaschelli della Lazio con 8, poi ancora Anastasi della Juve e Pulici del Torino con 7 reti. Passiamo ai risultati della Serie B. Ad Avellino, Avellino e Taranto 1-1, a Brescia, Brescia e Varese 1-1, a Brindisi, Brindisi ed Ascoli 1-1, a Como, Como batte Catania 2-1, a Novara, Novara batte Arezzo 1-0, a Palermo, Palermo batte Ternana 1-0, a Perugia, Perugia batte Bari 2-0, a Reggio Emilia, Reggiana e Parma 0-0, a Reggio Calabria, Regina batte Atalanta 1-0, a Ferrara, Spalle e Catanzaro 0-0. Ed eccovi la classifica, 37 punti al comando l'Ascoli. Seguono Varese 35, Como 34, Ternana 33, Parma e Spal 30 punti. Avellino e Palermo 28, Taranto e Novara 27, Brindisi 26, Arezzo, Atalanta e Regina 25, Reggiana 24, Brescia, Catanzaro e Perugia 23, Catania 22, Bari 15 punti. Vediamo ancora i due risultati del campionato di Serie C a Trieste. Triestina batte Lecco 1-0, a Vasto, Provasto e Marsala 0-0. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo fra 3 minuti circa sul secondo programma va in onda Domenica Sport.
Tutto il calcio minuto per minuto vi dà appuntamento a domenica prossima, ovviamente, sempre sul programma nazionale, ma alle 16.30, in quanto, come sapete già, le partite dal 7 aprile avranno inizio mezz'ora più tardi. Grazie ancora per l'attenzione e buonasera. Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno preso parte alla trasmissione Enrico Ameri da Roma, Sandro Ciotti da Torino, Piero Pasini da Cesena, Giuseppe Viola da Milano, Everardo Dalla Noce da Como. Dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi.